Secondo le indiscrezioni, sembra che Ida e Riccardo dopo Temptation Island 2018, non si seguono più sui social. Sono terminate da qualche giorno le registrazioni della nuova edizione di Temptation Island, il reality condotto da Filippo Bisciglia che vedremo in onda a partire dal 9 luglio in prima serata su Canale 5. Dopo 21 giorni passati nel villaggio delle tentazioni, è caccia alle segnalazioni e agli avvistamenti dei partecipanti, per capire com'è andata la loro avventura e cosa sta succedendo in queste ore per la coppia formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri che pare non si seguano più sui social. Ida Platano e Riccardo Guarnieri, storia al capolinea dopo Temptation Island. I fans più attenti hanno notato che, dopo la fine delle registrazioni di Temptation Island, Ida Platano ha rimosso Riccardo dai profili seguiti su Instagram e viceversa. Qualcosa deve essere successo all'interno del villaggio delle tentazioni, viste anche le foto pubblicate su Chi della settimana scorsa, in cui appare Ida in lacrime consolata dall'amica Gemma Galgani, giunta in Sardegna per dare supporto alla fidanzata di Riccardo in un momento di difficoltà. Le indiscrezioni, se confermate, vedrebbero quindi la coppia nata solo pochi mesi fa all'interno di Uomini e Donne, percorrere strade diverse dopo l'uscita da Temptation Island, una frequentazione turbolenta quella di Ida e Riccardo, già ai tempi del programma pomeridiano di Maria De Filippi, ma forse per questo, la loro storia ha sempre appassionato i telespettatori e il popolo del web. Ora non resta che attendere la messa in onda del programma per sapere come siano andate realmente le cose. Una delle sei coppie lascia la prima puntata di Temptation Island 2018. Sei le coppie in gara in questa edizione del reality prodotto da Maria De Filippi che vedremo in onda lunedì prossimo su Canale 5. Le coppie concorrenti, tra cui spiccano i volti noti di Ida e Riccardo, mettono alla prova la forza dei loro sentimenti nel villaggio delle tentazioni, che anche quest'anno vede come location la Sardegna. Come dichiarato dal conduttore Filippo Bisciglia in un'intervista a TV Sorrisi e Canzoni, mai come quest'anno le loro storie appassioneranno e divideranno il pubblico. Le anticipazioni fornite anche da Maria De Filippi nei giorni scorsi vedono già nella prima puntata l'abbandono di una delle coppie, dopo che il fidanzato di una delle concorrenti richiede un falò definitivo a pochi giorni dall'inizio delle riprese. Non è dato sapere di chi si tratti, non resta che aspettare il 9 luglio per scoprirlo.